Dottore Cosentino, un fatto veramente allarmante quello che è successo ieri alla dottoressa Calindro, ma dobbiamo dire che questo sit-in è anche per ribadire che c'è necessità di tutela per i medici ospedalieri. Guardi, il fatto è deplorevole ed è pericoloso. Credo che abbiamo avuto la fortuna di avere un ragazzo che secondo me è da definire eroe, perché se non ci fosse stato Mustafà non so come sarebbe andato a finire. Il fatto è accaduto al di fuori del perimetro dell'area ospedaliera e questo è inquietante, perché da giugno in poi, quando si sono verificati alcuni episodi, la direzione strategica insieme a noi, insieme alla direzione medica di presidio, ha potenziato i controlli ai varchi dell'ospedale. Infatti si è verificato al di fuori dell'ospedale. Ciò non toglie che il fatto è inquietante, ma una cosa che mi preme dire e che voglio ringraziare in maniera veramente col cuore in mano, la polizia e il dottor Manca, sostituto procuratore, che ieri pomeriggio sono stati costantemente qui assicurando la loro presenza e quindi dando un senso di grande tranquillità, e il loro garbo, addirittura andando in giro a trovare anche la dottoressa, che è persona amabile e che tutto ci saremmo aspettato tranne che potesse essere oggetto di un attacco del genere. Quindi nel ringraziare la Polizia di Stato, nel ringraziare il sostituto procuratore Manca, perché la loro presenza ha un significato grandissimo, particolarissimo, incute tranquillità e serenità a noi che operiamo nella sanità in questo pessimo territorio che, per fortuna nostra, ha un ottimo livello di sanità. Un ottimo livello di sanità, e poi dobbiamo anche aggiungere che questo sit-in è proprio una dimostrazione che si vuole stare vicino a Nuccia Calindro, ma che bisogna ricordare che ci vogliono maggiore, una nuova strategia. Lei è d'accordo? Guardi, la nuova strategia credo che vada ricercata con un senso di educazione civica che manca e che andrebbe diffuso in tutti. Oggi insieme al collega Bisbano abbiamo avuto l'idea di formare una coccarda che, come vedete, ho attaccato sul camice, che daremo a tutti gli operatori della sanità, non solo medici ma anche infermieri, OSS, tecnici, amministrativi, tutti coloro i quali sentono il bisogno di dimostrare solidarietà e rigettare questo attacco, oggi indosseranno questa coccarda che è un simbolo particolare.